ricordo le storie che mi raccontavano da piccola la mamma, la nonna, in particolare storie di masche e di fatti strani successi nella mia famiglia. Un fatto che è capitato alla mia bisnonna e alle sue figlie un giorno che stavano facendo il bucato. Avevano già quasi finito di lavare gli ultimi panni quando nel cortile si avvicinò una ragazzina. Non l'avevano mai vista, era una perfetta sconosciuta. E mia nonna la interrogò e le chiese cosa voleva. E lei non disse il suo nome, niente, e cominciò a sbeffeggiare le donne che lavoravano, prendendole in giro, cercando di far cadere i panni che avevano in mano. E la mia bisnonna si arrabbiò. E sta ragazzina le disse: fate il bucato, scommetto che non riuscite a finirlo perché il tempo si mette al brutto e avrete tutto da rifare. E mia bisnonna non la prese molto bene e la scacciò. Sta ragazzina, per tutta risposta, staccò un ramo di salice che cresceva lì vicino al goi dove stavano lavando, che sarebbe la pozza d'acqua dove facevano il bucato, e incominciò a percuotere la superficie dell'acqua. Subito videro un nuvolone nero oscurare il cielo, cominciò a grandinare, ma grandine mista d'acqua, tuoni, fulmini. Le donne si rifugiarono sotto alla lobbia, che sarebbe il balcone di legno della casa dove abitavano, e la figlia più giovane, che era rimasta in casa, pensò bene di andare a prendere un rametto di olivo benedetto e buttarlo in cortile per far cessare la grandine, dato che la credenza era che l'olivo benedetto facesse cessare i temporali. E infatti fece così, buttò l'olivo. Intanto sta ragazzina era sparita, il temporale era cessato, ma il bucato era di nuovo tutto da rifare.